Abbiamo seguito la pubblicità, cosa molto importante per l'emittente e per tutti noi, e anche questi consigli hanno una sua utilità. Ritorniamo a Casa Comba con la protagonista della parte enogastronomica. Eno e gastronomica, perché lui cura più la parte dei vini. Eno. 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 E lei si dà un grande affare, Fornelli, non Fornelli. Mi diverto. Ecco. Ed è Giusy la pittrice e lui è Alberto il pittore. Non dimenticato. Giusy, due un cenno a quello che vogliamo fare nei weekend qui a Casa Comba. Certamente vogliamo farvi stare benissimo, questa è la prima cosa, e poi vogliamo divertirci anche noi, perché ovviamente, ecco, soprattutto vogliamo farvi provare cose molto semplici ma con una qualità veramente alta, con un amore particolare, perché l'arte è assolutamente amore, e quindi sia nei piatti sia in quello che vedrete, sentirete con la musica, con questa vista bellissima, che qui siamo in un paradiso, io ve lo dico, veramente grazie. Un posto bellissimo, noi vogliamo veramente che voi proviate. Uno prova. Dopodiché cercheremo, sarete di voi. Essere anche molto onesti, sì, perché assolutamente, anche l'aspetto sì. economico, è importante che le persone così facciano quel piccolo sì, investimento. Certo. In maniera per il benessere, per lo star bene. Per... E Alberto cosa ci combina in questa situazione? Stamattina l'ho fatto lavorare perché abbiamo 10.000 metri di parco, quindi esatto. Dobbiamo darci un grande con quest'aria frizzante questa mattina, no? e i raggi di sole che ci hanno un po' accompagnati per questo inizio di incontri, no? di messa a punto di piccoli programmi. Quindi speriamo già dalla imminente primavera di dare vita anche, vi premetto, dei corsi. Preparatevi chi è interessato alla pittura o al disegno, che senz'altro verranno istituiti in alcuni fine settimana, questa possibilità all'aperto di poter anche esercitarsi, fare delle prove. E io ho già un iscritto, lui deve scrivere il corso di china. Kina. Siamo a posto. Bene, mentre che noi andiamo avanti con i nostri progetti, perché siamo dei piccoli vulcani, no? Abbiamo il direttore dell'APM musicale di Saluzzo che ci sta aspettando. Bene. Ci colleghiamo con lui. Vai.